Ok, Porto Tramonto. In Porto Tramonto c'è praticamente soltanto un segreto nella mappa, che è la supercarica, ovvero la supercarica non serve soltanto per raggiungere una determinata cassa blindata e distruggerla, ma anche raggiungere una zona sopraelevata che contiene tesori in varie direzioni. Quindi prima di tutto ci arriviamo. Con molta tranquillità. Togliamoci il problema di ritorno finché possiamo. Appunto qui c'è una cassa blindata che si distrugge arrivando fin qui con la supercarica, attraversando il percorso con un certo controllo di movimento. Tuttavia, nel caso dovesse sfuggire, queste una volta attivate fanno alzare questo ponte. Alzando questo ponte, tra l'altro qui c'è un drago che può fare la checkpoint, ma utilizzando questa supercarica si può saltare qui sopra, poi si può tranquillamente planare. Ok, e qui appunto si trovano dei tesori, tra cui i nemici, dopodiché. Non ricordo bene se ci sia un tesoro qui sopra, sicuramente lì dietro non c'è niente, tuttavia si può anche planare, meglio da qui che sia un po' più di altezza, fin qua sopra dove ci sono altri 30 tesori da raccogliere appunto. Dopodiché per il resto del livello il percorso è abbastanza tranquillo e lineare senza altri segreti.